Adesso passo la parola ad Alessandro Di Battista. Mi starò battendo con lui. Stasera siamo 547. Io ho portato durante l'intervento di Maglio Di Stefano perché mi annoiava. Tra l'altro Maglio Di Stefano è l'unico, insomma, ci sono tre persone che parlano in terza persona in Italia: Maglio Di Stefano, Maradona e Berlusconi. E vedo tanti amici che ci siamo fatti durante questi mesi che abbiamo che ci siamo conquistati in questi mesi. Il Movimento 5 Stelle ti permette di ormai far questo, di costruire una comunità. Poi tanti amici l'abbiamo anche persi, penso chiunque di voi che lotta quotidianamente, che scassa spesso anche le scatole a persone che non vogliono ascoltare, però in fondo era un po' come noi ancora tempo fa. Però vedo anche tanta gente che non conosco e soprattutto tanti giovani. Vorrei stasera rivolgermi un pochino di più a voi. Sì. E, sì. La Repubblica sta in uno stato davvero tragico. Sì. Abbiamo un Presidente della Repubblica che io non stimo affatto e che quando era Ministro dell'Interno, come sapete, non si sa come, però sono state segretate alcune confessioni di un camorrista, grazie a questo camorrista abbiamo scoperto poi la verità sulla terra dei fuochi. Quando era Ministro dell'Interno, chissà come è scappato di Sogelli, all'indomani di aver ricevuto una condanna sull'ennesimo crack di una banca, la Banca Ambrosiani, quindi il capo della P2 che è scappato. È stato lui ad aver firmato la legge turco-napolitana, ha istituito i centri di permanenza temporanea in Italia. È stato il Presidente che ha firmato qualsiasi cosa gli sia arrivata per le mani, quando addirittura un uomo del Fondo Monetario Internazionale come Ciampi che gli mandava delle porcate alle camere. Lui invece ha firmato qualsiasi cosa, anche il nuovo Alfano, che era assolutamente anticostituzionale, cosa che poi ha sentenziato la Corte. È un Presidente che ci attacca ogni giorno, che convoca la maggioranza per parlare di legge elettorale andando assolutamente oltre il suo ruolo. Questo è lo stato della Repubblica Italiana: un condannato per danno erariale come Renzi convoca a casa sua un condannato per frode fiscale che noi abbiamo sbattuto fuori dal Senato grazie al voto palese, perché senza il voto palese sapete che ci sarebbe comprato qualche senatore della maggioranza, non sempre fatto. Abbiamo un Ministro dell'Agricoltura che telefona e cerca di piazzare i suoi parenti negli appalti di un bar dell'ospedale Benevento, anche poi davvero, come dire, sono banali, la banalità della corruzione. Abbiamo un Ministro della Giustizia che fa telefonate ai potenti, lo sappiamo che è così, lo sappiamo. Certo, forse noi siamo entrati 9 mesi, ci aspettavamo del marcio, ma non a questi livelli. A me le istituzioni mi sembrano ultimamente delle coperture. Avete presente quelle pizzerie che in realtà non sono pizzerie ma servono a spacciare droga? Non so se anche qui a Verona ci stanno, a Roma ci sono. Sappiamo che quella lì non è una pizzeria, ma ci pazzo. Purtroppo le istituzioni si sono trasformate in qualcosa del genere, in una copertura. Un tempo il Parlamento era il luogo che faceva gli interessi della collettività, che faceva le leggi e ogni tanto qualcuno rubava. Oggi è il luogo dove molti rubano e ogni tanto qualcuno fa le leggi. È drammatico questo. Questo non significa che siano tutti corrotti. Ci sono degli ottimi parlamentari, anche nella maggioranza, anche nel PD, anche nel PDL, ai quali è andato spesso le nostre richieste quasi di dolore, di disperazione. Queste persone sono importanti, però è il sistema un po' che complessivamente è marcio. Quello perché è essenzialmente legato ai soldi. I soldi rovinano tutto. Per quello restituire non è soltanto, come diceva prima Mattia, un atto dovuto, dichiarato in campagna elettorale, che può salvare anche delle imprese. Ci permette essenzialmente di mantenerci ancorati alla realtà. E la politica come professione di marco principale è il concetto di politica come professione che ti crea quasi in voglia ad un'autocastrazione perenne dei propri ideali, perché tu sei costretto a scendere a compromessi perché vuoi rimanere in quel palazzo, perché da grande vuoi fare il sottosegretario, il ministro, il presidente del consiglio. E questo è
concetto basilare che dobbiamo rompere, il concetto di politica come professione, da un servizio civile non una professione aspettata. Lo sappiamo che è così. Sappiamo che in Italia tante persone, come diceva Toro, vivono una tranquilla disperazione. Sappiamo che oggi l'alienazione è così collettiva che non la vediamo più, perché è generale, e non ci rendiamo conto magari di un parente di fianco a noi, un vicino di casa che sta soffrendo come un cane. Noi abbiamo perso un attivista a Varese, un ragazzo che si è ammazzato recentemente perché ha perso il lavoro. Lo sappiamo tutto questo. Però sappiamo pure che stasera, di sabato sera, qui a Verona, siamo in 547, non siamo in campagna elettorale. Sappiamo oggi delle cose che non sapevamo prima, grazie al lavoro che ha fatto il Movimento 5 Stelle, anche grazie alla rete, a questo sistema di informazione alternativo. Siamo riusciti, dei cittadini normali, Riccardo Fraccaro si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo, è stato lui che ha avuto l'idea di scrivere tre righe e di cancellare gli affitti d'oro dei palazzi del potere. Lui, un ragazzo normalissimo come tutti noi, ci hanno fatto credere che la politica fosse appannaggio soltanto di potenti, sempre gli stessi, gli onorevoli, che vedevamo in televisione e che pensavo che fossero dei mostri sacri, li vedevamo quelli di più, i Bersani, Franceschini, le Santanchè, i Brunetta. Non sono niente, non sono niente. Anche dal punto di vista veramente intellettuale, culturale, poi ci sono ottimi parlamentari, e magari ce n'è anche qualcuno in sala da quale va il mio saluto. Però bisogna rompere una volta per tutte il legame con il malaffare, toccarli dove gli fa più male, nei soldi. È per quello che abbiamo fatto quell'importante battaglia contro il lobbismo. Vedete, tante persone in Italia si occupano di lottare contro le ramificazioni del male, della corruzione, ma in pochi vanno nelle radici. In pochi. Oggi noi ci stiamo provando ad andare. E è per questo che oggi, come oggi, il compromesso, che è una bellissima parola in generale, è bello fare un compromesso. Io voglio andare in pizzeria, tu vuoi andare al ristorante, insieme beh, troviamo una trattoria che fa anche la pizza, perfetta, è un bellissimo compromesso. Ma con lo stato attuale della Repubblica, una Repubblica nata, non che sono tutti mafiosi, ma una Repubblica nata dalla trattativa Stato-mafia, il compromesso non è un valore, l'intransigenza è un valore. Io non sono sicuro che grazie all'intransigenza vinceremo, ma sono certo che senza l'intransigenza perderemo. È certo, è una domanda. Il sogno che abbiamo e lo stiamo iniziando a costruire è che alle prossime elezioni tanti di voi saranno parlamentari, senatori, deputati, magari qualcuno di noi sottosegretario, viceministro, ministro o presidente del Consiglio. Io ci credo fermamente. Credo che la strada passerà attraverso l'europeo, che sono delle elezioni fondamentali. Credo che dobbiamo iniziare a mettere in discussione il pensiero dominante, i trattati internazionali, anche il concetto di questa Europa, di euro. Non diciamo fuori dall'euro per forza, ma non può essere fuori dall'euro una bestemmia. Dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che occorre informarci in maniera alternativa, condividere le informazioni, provare il più possibile a creare partecipazione tra di noi, anche perché se riusciamo a fare qualcosa con qualcuno, lo togliamo pure da brutte idee rispetto a... discorso che facevo prima sulla rinazione. Dobbiamo convincere delle persone non soltanto ad informarsi per votare 5 Stelle, no, il voto è relativo. Provare a fare qualcosa assieme come stasera, provare a fare dei banchetti sotto la neve, informarci, tirare fuori un'idea, portarla a noi, tirare fuori un'interrogazione parlamentare, uno scandalo che poi noi denunceremo in aula. Cioè essere attivi, partecipi, è una meraviglia, questa cosa ti fa sentire vivo come non ci siamo sentiti per tanti anni, perché abbiamo solamente delegato. Ecco, dobbiamo proprio smettere di delegare, credere nei salvatori della patria che non esistono, non siamo neanche noi, anzi se ci lasciate da soli, là dentro, in quella vasca di squali, senza un minimo di controllo, noi rischiamo di contaminarci. Una repubblica funziona quando i cittadini, quando le istituzioni temono i cittadini, non funziona quando i cittadini temono le istituzioni, questo è certo. E quindi vi chiediamo di partecipare, di non lasciarci soli. E appena iniziamo, siamo entrati 10 mesi fa, se ci è pensato. 10 mesi fa nessuno di noi sapeva neanche dove, qualcuno neanche dove fosse Monte Citoli. Qualcuno si è sbagliato. E lì si è sbagliato una volta, non sbagliato. È stata dura nei primi tempi, ci dovevamo anche conoscere tra di noi, qualcuno di noi si stava pure antipatico. Poi adesso siamo un gruppo, l'avete visto, siamo molto, molto compatti. E soprattutto siamo... E concludo.
siamo migliorati sotto ogni punto di vista, abbiamo studiato tanto, continuiamo a studiare, andiamo in giro per tutta Italia durante i fine settimana, andiamo anche in televisione, stasera Di Maio è qua con figurone da Fazio, e andiamo a parlare con la gente, a stare sempre sui territori, abbiamo studiato molto, ci siamo preparati, siamo migliorati dal punto di vista contenutistico, comunicativo, anche di valore, perché se stai lì dentro e resisti, se riesci a tirar fuori la testa dalla melma, come ha fatto Falcone Forsellino, diventi una persona migliore. L'onestà è la cosa più bella che esiste al mondo, perché ti permette di camminare a testa. Io vi ringrazio e ringrazio tutti voi che avete organizzato questo meraviglioso incontro. Come ho detto, siamo davvero tanti, sabato sera a Verona, non in campagna elettorale, e senza Beppe Grillo. A Beppe va un enorme abbraccio, perché è un italiano che è un esempio, ma lui sarebbe solamente così tanta gente senza di lui. E questa è la strada eccellente, su questo percorso dobbiamo insistere. La prossima campagna elettorale, che sia europea, comunale, sia costituzionale o politica, ci auguriamo tutte quante, non lo farà soltanto Beppe Grillo, lo faranno 160 parlamentari che si sono formati, ora sono diventati fratelli in trincea, e lo faranno centinaia di migliaia di cittadini che un tempo non sapevano la differenza tra interpellanza, interrogazione, mozione, parlamento, ministro, controministro, sottosegretario, ed oggi ci hanno detto che grazie alla rete, a 5 Stelle, a questa battaglia collettiva, hanno imparato a memoria la Costituzione della Repubblica. Grazie a tutti.